Sono del percorso, ma ha avuto paura perché c'era. Con la voce rotta dalle emozioni, Renzo Corsini, presidente ANPI di Pistoia, ha ricordato i 500 volontari che il 16 febbraio del 1945 partirono da Piazza Duomo per proseguire la lotta armata nel ricostituito esercito italiano fino alla liberazione dell'Italia. La cerimonia si è svolta con la deposizione di una corona ai piedi della targa che ricorda i volontari. 500 giovani che risposero sì all'appello lanciato dal primo governo libero che abbiamo avuto a Roma, governo unitario, emanazione del Comitato di Liberazione Nazionale, il quale si rivolse ai giovani italiani perché andassero a infoltire quel piccolo esercito che era stato messo insieme a 5 divisioni, ma che erano divisioni ormai logore, stanche, e furono in 15 giorni addestrate all'uso delle armi inglesi di cui furono dotati e poi in prima linea a combattere. Io ero un ragazzino di 8 anni, poco più, ricordo che erano schierati là lungo il tribunale, 10 camion, 50 per camion, e partirono fra le lacrime delle fidanzate, delle mamme, perché andavano nuovamente a combattere e quindi a rischiare di morire. Sicuramente una cerimonia molto toccante, perché quando si va indietro con il ricordo e la memoria serve appunto per ricordare, ma ricordare attraverso quello che sono valori fondamentali come di questi ragazzi, il cui numero, che siano 300, 400 o 600, poco importa, sono partiti nel 1945 per fare un percorso di libertà per tutti noi che oggi ne portiamo appunto i benefici. La città doveva porre il ricordo a questi giovani che ci hanno insegnato che valori come la libertà, la solidarietà e il rispetto sono fondamentali.